Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. Siamo a Roma, siamo alla Casa delle Letterature, oggi per una mostra molto particolare, una mostra fotografica dedicata a Giovanni Paolo II, il grande uomo. Accanto a me c'è Fazio Gardini, l'autore, il fotografo, l'autore di questi meravigliosi scatti. Ciao Fazio e benvenuto su HTO. Grazie, grazie per venuti. Grazie a te per averci invitato e non potevamo naturalmente mancare a un appuntamento così, così bello e così prezioso anche per noi. Allora Fazio, ho parlato di una mostra fotografica in onore di Giovanni Paolo II. Raccontaci un po' questa mostra, perché l'hai voluta dedicare a Giovanni Paolo II e anche in questo periodo soprattutto? Dedicare è una parolona dedicarla, perché già l'ho dedicata alla sua morte, perché mi sono trovato qua a Roma, pochi mesi l'arrivo qua a Roma da Reggio Emilia, da un piccolo paesino che di nome fa Luzzara, che guarda caso Luzzara è il paese natale di Cesare Zavattini. Non so se lo conosci. Sì, sì. Ecco, mi sono trovato in questo periodo qua e ci sono rimasto perché mi ha toccato moltissimo vedere tutte queste persone. In più mi sono ricordato che l'anno prima, ho rivissuto l'anno prima con la morte di mia madre, gli stessi giorni, veramente gli stessi giorni. E sono rimasto qua a Roma in Vaticano per 10 giorni consecutivi dal 30 all'8 di aprile, dormendo in un sacco pelo. E non è facile, posso immaginare. Noi naturalmente stiamo parlando appunto di una mostra fotografica che racconta gli ultimi giorni di vita di Giovanni Paolo II, poi la morte e i suoi funerali, giusto? Giusto, giustissimo. E non è soltanto anche la sua morte. Ribadisco che ricordo anche dell'anno prima della morte di mia madre e c'era una forza interiore dentro me che mi costringeva a dire statene qui, stai fermo qui, non andartene, e così ho fatto. Forse era mamma che diceva appunto che voleva che rimanessi lì. Penso proprio di sì che sia stata lei, non solo anche la mamma ma anche il papà. Qui quanti scatti possiamo vedere raffigurati? 50. Tu non ne hai fatto 50 però? Ne ho fatti quasi 4.000. 4.000 ogni scatto, sappiamo tutti che noi fotografi quando cominciamo a scattare scattiamo, poi in 10 giorni hai voglia di farne 4.000, sono poco più di 400 foto al giorno, non sono neanche tantissime. Da 4.000 si possono sciogliere, togliere anche 200-300 scatti, interpolarle e diciamo per fare anche un libro, cosa che desiderai tantissimo, il prossimo anno che ricorrerà il 10° anno dalla morte. E a me piacerebbe farlo, tantissimo, un libro in varie lingue, soprattutto in polacco. Sarebbe davvero un pensiero davvero bello anche per chi magari quel periodo non lo ha vissuto, parliamo anche dei giovani che magari nel 2005 erano piccoli e quindi non hanno potuto assistere a questo evento che ha coinvolto tutto il mondo. Fazio, i tuoi scatti sono molto particolari, sono insoliti, sono diversi da quelli che di solito siamo stati abituati a vedere. Come mai hai scelto di raccontarci la morte di Giovanni Paolo tramite questi scatti? Ottima domanda, non lo so nemmeno io perché lo faccio con sentimento, con grande passione queste cose e quando comincio a scattare è più forte di me, e cascasse il mondo ma io ci devo rimanere, devo finire il servizio, è brutto da dirsi il servizio, però quando inizio a fotografare devo raccontare la storia che io vedo con i miei occhi e io cerco di raccontarlo dietro agli scatti fotografici. E che cosa volevi raccontare con questi scatti? Volevo raccontare, posso farvi vedere un'immagine? L'afflusso di persone che ci sono qua di dietro, milioni e milioni di persone,
e vedere milioni e milioni di persone, dopo che io vengo un paesino con 700 abitanti, che 800 anime in croce, tra virgolette, a vedere così tanto in una volta solo, io sono impazzito. Anche perché si fa vedere le emozioni delle persone, questa è una suora, l'emozione del pianto, di dolore. Ci sono tantissime cose, tantissime foto da vedersi ancora. Che noi speriamo di poter vedere naturalmente nel libro che prossimamente speriamo che potrà uscire. Qual è lo scatto al quale sei più legato tra questi? Le rose. Cosa rappresentano per te quelle rose? La rosa, soprattutto, forse perché sono nato anch'io in maggio, la rosa è il mese di maggio, soprattutto quella rossa, poi sono i colori della Polonia, la finestra aperta al mondo, le rose, io adoro i fiori, tutto lì, non c'era un particolare, però mi ero incuriosito la rosa rossa e la rosa bianca, i colori della Polonia, e ho dovuto farla, ho dovuto scattarla. Cosa ha di particolare questa foto? Di particolare è veramente interessante questa foto, perché oltre alla folla che era partecipe all'evento, c'era uno spettatore particolare, il gabbiano, che anche lui guardava indirizzato verso a quello che succedeva in quella serata lì, in attesa di una risposta positiva, che dopo praticamente non arrivò, però c'era anche quello spettatore in più. È davvero molto particolare, molto molto, anche perché con il buio si nota benissimo il gabbiano che appunto è rivolto verso la basilica. È la prima volta che ti è capitato di seguire degli scatti del genere, perché tu sei anche molto conosciuto, è un fotografo conosciutissimo, per avere appunto eseguito scatti per personaggi VIP, per moda, quindi sfilate di moda, insomma un genere un pochino diverso, molto diverso rispetto a questo qui, questo religioso. Quindi qual è la differenza tra il genere religioso e invece quello più mondano? Sacro profano, esatto. Sacro profano. Ottima domanda. E te lo ripeto, io ho fatto questi scatti perché l'anno prima morì mia madre, mi ha coinvolto talmente tanto in questa situazione, a vedere i pianti, io mi sono ricordato me stesso, cioè l'anno prima, loro che piangevano, tutta un'emozione veramente forte, forte, forte. Non ho un perché, sinceramente, perché l'ho scattate. Per me il mio perché rimane questo discorso, ti ripeto, sarà banale dirsi perché lo dico sempre a tutti quanti, che l'anno prima morì mia madre e mi sono trovato in questa situazione che c'era una forza interiore e mi diceva stai qui, non andartene. E così ho fatto. Però nella moda ce l'ho nel sangue. Quando si tratta di uno sfilato, piccolo o grande che sia, ci devo andare, se sono invitato logicamente, perché ce ne sono talmente tante. E ti dirò, fotografare una cosa religiosa di questo genere, unica nel suo genere, perché il pontificato di Giovanni Paolo II è stato lunghissimo, 27 anni, per me è un nonno, l'ho considerato mio nonno, non l'ho mai conosciuto di persona e mi piacerebbe tantissimo. Adesso ho invitato anche Papa Francesco a venire qua a vederle, non so se sia arrivato il mio messaggio, io gradirei tantissimo che venisse a dare un'occhiata, io ci spero tantissimo. E io ci spero con te, sarebbe davvero molto bello che potesse venire, anche perché appunto sono degli scatti, si può dire inediti, quindi diversi dai soliti, quindi vedere ecco la sofferenza delle persone che si erano raccolte in quei giorni. Scatti inediti, soliti, eravamo accreditati in quei giorni in 2500, fotografi da tutto il mondo, possono esserci anche delle stampe fatte così, sinceramente, però ho voluto farla vedere al mondo, far rivivere gli stessi giorni al mondo, cose che io ancora non ho mai saputo dopo 9 anni, scusa, se ci sono ancora delle immagini così, non lo so, non ho mai approfondito la cosa, io l'ho fatti e le faccio vedere, gli altri non lo so. La tua mostra fotografica è in concomitanza anche con il 27 aprile, con con il Papa che è diventato santo, insomma, che con la sua santificazione. Che emozione ti ha dato questa cosa? Mi dispiace tantissimo non essere stato qua presente. Quello veramente tanto, tanto. Tantissimo proprio. Sarebbe stato bello fare
dopo questo evento anche la canonizzazione, assemblare le due cose. Non ci sono riuscito. Che mi perdoni. Sicuramente, Giovanni Paolo perdonava tutti, poi non lo è sicuramente fatto per con cattiveria, quindi... Però posso dire una cosa, lo devo ringraziare tantissimo. La storia è una cosa mia personale, non mi piace dirlo in giro, magari alcune persone lo sanno già, ma è meglio che stia zitto. Io lo devo ringraziare e basta, grazie. Mi lasci senza parole, lasciarmi senza parole, insomma, è un po' complicato, un po' difficile. Fazio, tante persone importanti dello spettacolo, tanti VIP, tanta gente anche delle istituzioni ha visitato la tua mostra. Una delle frasi che più ti ha colpito delle persone che sono venute qui a vedere questa mostra? Le lacrime. Non dico il personaggio, le lacrime del personaggio che si metteva a piangere. Quello sì. Si può sapere almeno se è solo un uomo o una donna? Una donna. Una donna pianto. E non è stata la prima. E non penso neanche l'unica, perché non tutti i giorni sono qua ad osservare chi entra e chi esce. Vedo la documentazione che ho lasciato un libro per scrivere le firme, chi entra e chi non esce. Lasciano bellissimi commenti e bellissimi apprezzamenti. Però venendo all'inaugurazione, questa donna che piangeva, che del mondo dello spettacolo, mi ha fatto veramente piacere. Beh, insomma, fa capire che tutti siamo umani alla fine, che quindi questo evento che è successo ha colpito tutti. Sì, veramente sì. L'umanità. L'umanità alla grande. Ci siamo adesso spostati. Fazio, spiegaci perché ci siamo spostati e dove ci sono adesso queste foto. Perché volevo farti vedere questa immagine dove un personaggio famoso televisivo si è messo a piangere. È da lì che mi sono commosso pure io. Mi fa sempre piacere vedere che un'immagine possa toccare fino a quando fa scendere le lacrime alle persone. Oggi ci siamo spostati per fartela vedere. Ed è davvero molto, molto bella, molto toccante. La candela con la fiamma che si rivolge verso il Santo Padre. E tutto il resto è buio. Tutto il resto è buio. Sì, sì, è veramente una bella immagine. Qualche altra invece, qualche altra foto di cui ci puoi raccontare qualche chicca? Quel bimbo là. Questo bambino che giocava con la luce, con le candele giocava e non si scottava. Metteva le manine sopra e non si scottava le manine, non so il perché. Era così. Ci giocava, gli piaceva giocare con questa luce. Magari non sapeva neanche quello che c'era tutto intorno, però lui giocava con queste. Fazio, concludiamo il nostro viaggio tra queste foto con questa fotografia che è molto particolare, ha una chicca in particolare, vero? Sì, ha questa chicca qua, dall'acqua delle fontane è emersa una goccia. In questo caso sotto l'occhio si direbbe che se fosse una lacrima di Giovanni Paolo II, cosa che non è, è la goccia dell'acqua. Però, raffigurati in questa goccia d'acqua c'è una donna, non so chi sia, però c'è una donna. Diciamo che lasciamo ai nostri amici la possibilità di far decidere a loro chi possa essere quella donna. Esatto, lasciamo in mano a loro a decidere chi sia, chi non sia. Vedremo che cos'è. Fazio, tu per tutti i nostri amici di HTO che volessero venire a visitare questa mostra fotografica, fino a quando potranno farlo? Ok, siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30 e in esclusiva sabato 10 e domenica 11 dalle ore 10 alle ore 17 qui a Casa delle Letterature, Piazza dell'Orologio 3, Roma. Ci sarà la possibilità magari di prolungare queste date o si fermerà tutto all'11? Qui a Roma si fermerà fino all'11. Ecco, volevo chiederti anche questa cortesia qua, faccio un appello. Io ho scritto anche all'ambasciata della Polonia, ho scritto, addirittura anche a Cracovia. Se mi ascoltano, a me piacerebbe portarla anche là. Speriamo. Beh, noi l'appello l'abbiamo fatto, chissà, magari... C'è qualcuno che ci ascolta dalla Polonia, noi abbiamo dei visitatori dalla Polonia, quindi magari, chissà,
Può darsi che ci sia quello giusto che possa accogliere il tuo appello. Mi farebbe molto piacere. E invece Fazio, sempre per i nostri amici di HTO che volessero avere maggiori informazioni sulla tua attività di fotografo, come possono fare per contattarti e quindi per sapere tutto ciò che realizzi? E devo dire che sono delle cose davvero meravigliose. Io non ho un sito, ma ho il sito Facebook, perché al giorno d'oggi Facebook è come avere un sito internet. Dovete andare su Facebook e cercare Fazio Gardini. Grazie Fazio e complimenti per questa stupenda mostra. Grazie, grazie a tutti. Annunzio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Boitiva, sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. Ad honorem sancte et individue trinitatis, ad exaltationem fidei catholice, et vite christiane incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione preabita, et divina opes epius implorata, ac de plurimorum fratum nostrum consilio, Beatos Ioannem vicesimum tertium et Ioannem Paulum secundum sanctos esse decernimus et definimus ac sanctorum catalogo adscribimus statuentes eos in universa ecclesia inter santos pia devotione recoli debere in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.